Mi ricordavo di aver fatto già una prova e niente, cioè, sembra che funzioni, dai. Vediamo un po'. Allora, con questa funzione qui, ArtRead, importa dati digitalizzati, si può importare anche un G-code. Andiamo nella mia cartella di G-code, in desktop, c'è un po' di roba nel desktop. G-code, vediamo un po'. Prendo una basetta. Una basetta. E prendiamo la finitura della basetta. Ah, millimetri. Ok, adesso come facciamo per metterlo in mezzo? Creazione in rilievo. Doppia, perché c'era frente, è una lavorazione indexata, allora questa qui non ci serve. Dobbiamo prendere un'altra. Vedete che il G-code è stato caricato, no? Carica dati. Qualcosa di più semplice, non ho altro di semplice. Proviamo con una scritta della baby. Baby bullino, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo un po'. Ok. Ecco. E siamo sotto. Vediamo se riesco a cambiare sti. I valori del zero, vedi che è sotto il piano. Valori, punti, numeri, va, bim, bom, bom. Minimo del rilievo, massimo del rilievo. Massimo, massimo. E non posso impostare i dati dell'affondo qui. Ma. Boh, comunque, si importa il G-code, ok? E il G-code avrà il suo zero e il zero appare sotto il piano. Dopo, quando se lo reimporta, cerchiamo di aggiustare questo valore qui e diciamo crea rilievo. Ok, lui lavora, ha creato un rilievo, non ce lo fa vedere, ma nemmeno alla vista 2D, ok, nemmeno con questo qui, ok, ma appare la il tasto salva rilievo e noi lo salviamo. Ok? Salviamo come prova. Baby. L'avevo appena fatto, vediamo un po'. E chiudiamo. Ok? Adesso proviamo a importare questo rilievo appena creato come come rilievo, no? E dopo facciamo la prova. Adesso qui è maggiore del piano. Avevo, allora chiudiamo un attimino, aumentiamo il nostro piano di lavoro simmetrico da 20 per ogni lato, ok? Lo abbiamo aumentato. Adesso importiamo il rilievo un'altra volta. Andiamo per data perché è stato l'ultimo salvato. Bene, apri. E vedete, è sotto. No, allora, cercheremo di buttarlo sopra. Sotto di quanto? Di 3.3. Ma vediamo, modalità. 3.3. 3.3. Questo. 3.3, 4 alla fine, millesimo, centesimo, modalità, 0,4, 0,4. Ok? E diciamo, possiamo posizionarlo anche, vedete, è proprio qui nell'angolino, possiamo posizionarlo, ma lo lasciamo lì. Cioè, perché basta muoverlo, no? Qui, cioè, si dice, voglio muoverlo di 50. Applica. Lui si è andato a posizionare, l'hai messo, vedete? L'hai messo. Dopo voglio posizionarlo, spostarlo un attimino di qua, 20,
e mettiamo 20. Oh, non diventa un altro 20. Diciamo applica, lui si sposta e diciamo incolla perché abbiamo detto che l'altezza deve iniziare dal 3. Vediamo un po' cosa succede. Ecco qua, fatto, ok? Si è incollato il nostro rilievo, ok? Il nostro G-code, questo è un G-code, l'ho appena preso con un G-code, ok? Questo G-code adesso lo... tu hai detto, ah, voglio un STL, vabbè, tanto si lavora con un altro programma, basta fare un STL. Io muovendolo ho tolto il zero di riferimento che l'avevo messo qui nell'angolino, ok? Se tu hai bisogno di questo zero sia posizionato dove era prima, basta andare nella vista 2D, c'è la visibilità di rilievo perché abbiamo questa funzione qui attivata, e dal posizionamento, imposta posizionato, tramite cursore, e noi veniamo con il tramite cursore spuntato fuori e vedremo un'ancora con una crocetta, e ancoreremo infatti questa crocetta qui, bomba, e diciamo ok, torniamo lì e vediamo che il zero è posizionato dove vogliamo, o qui, insomma, dove vogliamo. Adesso facciamo lo export di una mesh, crearla, chiudiamo con piano, creiamo i triangoli, okay, e salviamo con la terminazione che vogliamo, OBG, STL, STL, eccetera, eccetera. Basta, tutto qua, ok? È questo. Allora qui la mesh per esportare, fatta dal G-code. Dopodiché si deve capire se è cambiato qualcosa. Qui è cambiato qualcosa. Perché? Perché quando facciamo l'importazione ci chiede il diametro del puntatore, perché questa è una funzione che legge dati dal probe di una scansione 3D a tocco, a contatto, no? Allora, noi facendo questo, stiamo usando la funzione per un altro uso. Se non mi sbaglio, c'era anche un'altra funzione, ma non una funzione dentro il programma, ma un accessorio che si poteva... importiamo la stessa adesso, andiamo un po' bene. Apri. E qua ci chiedi, vedi, radius of tone probe. Qua possiamo mettere 0,1. Vediamo cosa succede. Ok, ha importato il G-code. Adesso, nello stesso posizionamento 0, perché qui prendi il 0 del materiale di come è stato creato il G-code. Noi diciamo crea rilievo lo stesso, appena creato il rilievo diciamo salva, e salviamolo come prova 2. Come l'avevo chiamato quell'altro lì? Boom, boom. Prova baby, vabbè, prova baby 2, vai, prova. Prova baby 2, ok? E salviamo questo rilievo. Rilievo salvato, chiudiamo. Okay? Adesso reimportiamolo. Quel rilievo appena salvato, che è il... e vediamo la differenza con la prima importazione del G-code, lo abbiamo fatto con il probe da un millimetro, da un punto millimetro sarà. Il secondo con 0,1. Vediamo la differenza, se ci accorgiamo. Perché 53 qui non ho capito, 53 dimensione, modalità da 0 dimensioni, questo per 3.313 è l'altezza del piano in relazione alla
all'altezza del materiale del G-code che abbiamo importato e trasformato in rilievo. Adesso abbiamo importato il rilievo fatto da quel G-code e lui ha un riferimento di altezza in relazione al zero del piano, in relazione al piano. Lui è sotto come era l'altro, no? Adesso questo qui non muoviamolo, lasciamolo qui nel zero, ok? E diciamo incolla. Eccola. Allora, con il probe settato a 0.1, noi siamo riusciti a, e qua è venuta una piccola imperfezione, ah sì, questa è un'altezza, vabbè, quello si può togliere senza problemi, sono le levave del quadrato, del rettangolo di... vedete la differenza? Allora, qui questo è stato importato il G-code e detto alla funzione ArtRead, che è una funzione che importa dati digitalizzati, che il probe della lettura dei file digitalizzati che avevamo importato o che volevamo importare era di un punto, un millimetro, il diametro del probe di contatto, come detto, la funzione è per quello, importare punti di contatto. Se noi alla funzione diciamo no, ma la mia punta era 0.1, vedete, abbiamo tutto il rilievo qui un'altra volta. Qualche piccolo cambiamento capita, vabbè. Allora, qui, in questa qua, perché non lo vediamo. Lo vediamo, ma è un po' strano. Facciamo una scala di grigi per vedere, sì. No, nemmeno con la scala di grigi. Ecco qua si vede un attimino. Ok, scala di grigi. Allora, quelle punte là che abbiamo, vedi, sono questi punti qui. Possiamo molto bene prendere e disegnare un vettore qui e cancellare quel pezzettino di rilievo, questa punta che sono. Tutti e quattro punti hanno un piccolo difettuccio. Cioè, diciamo che qualche cambiamento centesimale si avrà, ma come vedete il G-code è venuto qui e da questo si può fare la... vediamo qua, il piano 0 è 0, no? Allora, andiamo nella vista 2D e cerchiamo di fare una cosa. Chiudi, no? Modifica della forma con il bianco, vediamo 0 e superficie superiore. E credo che risolviamo la visibilità. Ah, ecco qua. Chiudi, ecco. Ho fatto 0 superiore nel bianco perché, giustamente, adesso cosa faccio? Duplico il livello. Chiudo, disegno un piccolo rettangolo qui, piccolo rettangolo qui e dico al modifica della forma di azzerarmi nel vettore che ho selezionato e spuntato, no? Ho la visibilità nella vista 3D e la selezione di, allora quello che faccio adesso si applica a questo livello qui e dico 0 dentro questo vettore qui, chiudi, cancelliamo questo vettore qui e adesso cerchiamo di pulire questo bambino qui. Facciamo una scala di grigio, ecco qua. Vedete cosa abbiamo? Abbiamo un vettore di selezione del questo vettore che si vede attorno, è il vettore che si crea quando importiamo un rilievo in automatico. E facilmente si può capire dov'è la punta, vediamo un po' di ingrandire qui. Vediamo qui, vedete questa puntina qui è quella lancia che vedevamo lì. Allora prendiamo, disegniamo un rettangolo e diciamo in modifica della forma, che lo possiamo aprire anche da qui, di azzerare quel pezzettino lì. Ok? Ecco, perfetto. Solo che adesso mi ha azzerato anche quella... ma non fa nulla, vai, chiudi. E sull'altro possiamo fare, invece di un rettangolo, perché non vogliamo intaccare quest'area qui, dico, nel caso non volessimo, vabbè, insomma, si può sempre fare un disegno, qualcosa. Oh, solo che avevo impostata la
selezione per disegnare polilinee morbide e qui invece ne vogliamo solo. Cancella. Ecco qua. Facciamo che finta che andrà bene così. Ecco, e qua azzeriamo anche questo qui. Modifica della forma. Zero. Ok? E così via negli altri angoli. No, facciamo che tutti, dai, intanto stiamo qui. A fare stupidate per gli amici, no? Allora, qui anche abbiamo qualcosina da cambiato funzione. Ok, zero, modifica della forma, zero, e manca quello di sotto. Facciamo anche quello lì. Funziona, diciamo che apriamo qui, anche sì. Ok, modifica della forma, zero. Ok, diamo lì, 3D, sì. Abbiamo tolto i beccucci. Bene. Ok. Adesso con questo qui facciamo la bestia di triangolo, chiudiamo con piano. Il programma gentilmente ce la farà. E noi qui abbiamo la mesh perfetta del G-code importato. Salviamo i triangoli come vogliamo. STL, OBG. Esportiamo nel programma di piacimento. Ok?